Io sono normalmente un programmatore in vita reale, sono entrato per curiosità nel 2007 e da allora ho cominciato a capire che era possibile usare questo mondo per poter sviluppare dei nuovi talenti, cioè per spiegare delle persone, ci sono delle persone che non sanno fare niente, o pensano di non saper fare niente, che diventano dei builder incredibili, riescono a costruire delle strutture eccezionali, riescono proprio a creare degli ambienti, delle cose incredibili. Vedendo queste cose ho cominciato a insegnare, quindi ho cominciato a insegnare la sera su argomenti di cui conoscevo relativamente, però imparando con gli altri abbiamo costruito proprio delle realtà di educazione e divertimento insieme, per cui tanta gente ha imparato a modellare 3D, quindi a costruirsi dei meccanismi che possono servire anche per la vita reale, quindi anche dei giovani, dei ragazzi che hanno imparato e riescono poi a trovare nuovi sbocchi. E allora quale consiglio si sente di dare invece ai suoi coetanei che guardano con diffidenza invece al mondo digitale? Ma direi che il problema del mondo digitale è che fondamentalmente crea dipendenza, quindi chi entra e veramente entra all'interno di questo strumento rischia di stare 24 ore attaccato perché non riesce più a distinguere la realtà della fantasia. Il consiglio è quello di trovare persone o altre realtà, comunità che ci sono, di persone che riescono a usare questo strumento in un modo buono, moderato, e per riuscire a creare, a far uscire i talenti e le creatività, piuttosto che perdersi a giocare o a fare altre cose. Grazie mille. Prego.